Ciao Coponici, ciao e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere come realizzare un filtro esterno per acquari, impianti acquaponici o laghetti fai da te. In particolar modo avremo all'interno di questo filtro due aree, sia quella per la filtrazione solida, quindi con spugne, e quella per la filtrazione biologica, quindi con lapillo vulcanico, tappi di bottiglia, argilla espansa, bioballs e quant'altro. Inoltre sarà un filtro in cui potremo anche coltivare, in particolare in questo caso potremo coltivare fino a 4 piante edibili o non, collegate al nostro impianto, qualsiasi esso sia. Parlando dei materiali che ci saranno per la realizzazione di questo filtro, è stato utilizzato un pozzetto con un litraggio effettivo di 50 litri, un 40 cm x 40 x 40 cm di altezza, spugne per quanto riguarda la filtrazione meccanica e lapillo vulcanico per aumentare quello che è la biofiltrazione all'interno di questo filtro. E inoltre è stato utilizzato un foglio di polistirolo, anch'esso 40x40, il quale serve come struttura sia per fare da tappo per il nostro filtro, ma anche per sostenere i vasetti di plastica, nei quali poi andranno a crescere le piante. Bene, ora andiamo a vedere come realizzarlo. Bene, una volta che abbiamo visto come realizzare il filtro, andiamo a vedere più nel dettaglio il suo funzionamento. Quindi andiamo a togliere il suo coperchio con i vasi. Allora, possiamo notare che il filtro al suo interno è diviso in due scompartimenti. Nel primo scompartimento sono presenti le spugne, quindi svolgerà una filtrazione meccanica dell'acqua, togliendo quello che è lo sporco grossolano. Dopodiché l'acqua scenderà e entrerà nella camera di biofiltrazione vera e propria, dove sono presenti materiali filtranti come lapillo, argilla espansa e bioballs. L'acqua risalirà, andando quindi a bagnare tutto questo materiale, e uscirà poi attraverso questa fessura. Inoltre in questa camera sarà presente un aereatore, in modo da garantire un'ottima ossigenazione dell'acqua anche per quanto riguarda la flora batterica. E oltre all'aereatore saranno presenti ovviamente anche le radici delle piante, le quali effettueranno una fitodepurazione, quindi permetteranno di abbassare ancora di più quelli che sono gli inquinanti disciolti nell'acqua. Bene acquaponici, abbiamo deciso di raccontarvi la realizzazione e il funzionamento di questo filtro perché nasce con l'intenzione di andarlo a integrare ad un laghetto che recentemente ho installato nel mio cortile, dove sto allevando gli avanotti di pesce rosso. Quindi avevo bisogno di un filtro, volevo rendere il laghetto acquaponico, ecco qua la soluzione integrata. Mentre ora andremo a raccontarvi il funzionamento di un altro filtro che potete facilmente realizzare nei vostri impianti, che è il filtro ad aria, e che quindi funziona attraverso un semplice aeratore. All'interno della manutenzione che stavo per andare a effettuare su uno dei miei filtri, volevo raccontarvi del filtro d'aria. Allora, innanzitutto il filtro d'aria ha lo stesso principio di un airlift. Se non sapete che cos'è un airlift, andatelo a vedere nel video qua sopra in descrizione, dove Francesco vi spiega come realizzarlo con la tecnica fai da te. Comunque,
Parlando di questo filtro d'aria, le componenti sono innanzitutto un tubo in PVC del diametro di 110 con il rispettivo tappo, un tubo sempre in PVC, in questo caso utilizzo un tubo da un diametro di 32, un aereatore con tanto di pietra porosa, spugne per la filtrazione meccanica e in questo caso la pillo per la filtrazione biologica. Allora, andiamo a vedere come si costruisce questo filtro. Innanzitutto posizioniamo l'aereatore alla base del tubo, quindi in questo modo. Andiamo a mettere il tubo al centro del nostro tubo in PVC, il tubo più piccolo al centro del tubo in PVC da 110. Poi, aiutandoci con una mano, manteniamo il tubo fermo e riempiamo la base con il lapillo. Lo manteniamo fino a che non siamo sicuri che il tubo rimanga dritto da solo. Attenzione a non schiacciarlo troppo per evitare ovviamente di schiacciare l'aereatore. Una volta messo l'apilo vulcanico, mettiamo la spugna. Io in questo caso utilizzo pezzi piccoli perché è una spugna che ho riciclato da un vecchio filtro, quindi onde evitare di andare a comprarne altra. L'abbiamo riciclata. Potete notare che questa spugna è già piena di radici, appunto perché, come ho detto prima, sono andato a fare una manutenzione del filtro. E con grossa sorpresa ci siamo accorti sia io che Francesco che i vari pezzettini di spugna erano rimasti tutti attaccati come se fosse una spugna unica sola, grazie all'apparato radicale della pianta. E questo è un fattore positivo, infatti ci siamo accorti che tutto questo ammasso radicale non ha fatto altro che mantenere pulito il biofiltro. Quindi in realtà non c'era neanche bisogno che facevo una manutenzione di questo filtro. Però va bene lo stesso, l'abbiamo fatto anche per poter spiegare a voi il funzionamento. Comunque, una volta che abbiamo messo le spugne e siamo quindi soddisfatti dello strato di filtrazione meccanica che abbiamo messo in questo filtro ad aria, possiamo andare a posizionare il filtro nella nostra vasca, nel nostro acquario. Unica nota importante è che la parte del tubo in 110, in questo caso, non vada sopra il livello dell'acqua. Questo perché? Adesso vi spiego il suo funzionamento. Allora, l'aria, presente il tubicino dell'aria, con la sua pietra porosa, cosa farà? Spingerà l'acqua, come per l'airlift, verso l'alto. Quindi l'acqua fuoriuscirà da questo tubo. In questo modo che cosa succede? Che essendoci un tappo sotto, l'acqua per passare dovrà per forza passare attraverso le spugne. Quindi passerà attraverso le spugne, scenderà, passerà attraverso il lapillo e dopodiché fuoriuscirà da questo tubo. Quindi l'importante è che questa zona qua sia sempre sotto il livello dell'acqua, in modo che avvenga appunto la filtrazione e che il filtro funzioni. Questa parte può stare anche fuori, anzi creerà magari un effetto, un gioco d'acqua piacevole da vedere comunque. Bene, adesso andiamo a vedere il suo posizionamento nella vasca. Adesso andiamo a posizionare il filtro nella vasca. Allora, potete notare come l'acqua fuoriesce dal tubo, quindi sta già facendo il suo effetto, ovvero l'acqua sta passando attraverso le spugne, poi dopodiché la pillo e fuoriesce da sopra. Andiamo a posizionare sul fondo. Bene. Ok, ci siamo. Potete notare che in questa vasca sono presenti molte piante palustri, infatti è stata questa pianta qua, che ha un apparato radicale davvero molto sviluppato, poi ad andare a insediare le sue radici all'interno della spugna. In questo caso a noi ha fatto solamente gioco, perché appunto facilita anche quella che è la manutenzione poi del biofiltro, del filtro d'aria. La domanda che sorge adesso è: perché utilizzare un filtro d'aria? Beh, un filtro d'aria presenta vari vantaggi. Esso permette di effettuare sia una filtrazione meccanica che biologica,
oltre che allo stesso tempo poter andare a ossigenare anche l'acqua della vasca. Inoltre, grazie all'utilizzo di un singolo aereatore, si possono creare più filtri biologici. Ad esempio, io utilizzo come aereatore un V60. Se siete curiosi di andare a vedere le sue caratteristiche, c'è il link sotto in descrizione. Con questo aereatore, che presenta fino a 10 uscite, io posso andare a creare un filtro biologico per 10 vasche. Questo presenta vari vantaggi. Innanzitutto, non vado a comprare pompe per l'acqua per azionare quindi il filtro biologico. Secondo vantaggio, appunto, si adegua per un risparmio energetico. Infatti, questo reattore consuma appena 35 watt. Mentre se avessi dovuto comprare una pompa per ogni singola vasca, avrei speso molti più soldi sia per la pompa, ma anche poi per il consumo che questa avrebbe generato col tempo. Per quanto riguarda il dimensionamento del filtro biologico, vi invito ad andare a leggere un articolo ad hoc scritto da noi sull'area blog del nostro sito www.aquaponicdesign.it, dove potrete trovare tutte le informazioni a riguardo. Bene acquaponici, come sempre speriamo che questo video vi torni utile. Se siete curiosi di scoprire come installerò questo filtro, non dimenticate di seguirci su Instagram, anche qui Aquaponic Design, link in descrizione. Come avrete notato, nel filtro, ancora nel coperchio, non abbiamo predisposto il foro d'ingresso dell'acqua, perché lo farò al momento dell'installazione. Detto questo, noi ci vediamo molto presto con i prossimi video. Ciao acquaponici! Ciao!